Ritorniamo insieme con un altro collegamento da Gallarate. Si è connesso con noi Serafino Bonacalza, nonno e volontario di Hauser, che ha partecipato sabato all'udienza del Papa con nonni e nipoti. Buongiorno Serafino, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie a te per essere qui con noi stamattina a parlarci di questo bellissimo evento organizzato dalla Fondazione Età Grande sabato 27 aprile e a raccontarci quello che è successo nell'aula Paolo VI tra voi e il Santo Padre. Com'è andata? Intanto grazie per avermi chiamato. È stata una giornata bellissima. Un sabato mattina diverso dagli altri, ma veramente ricco perché il Papa è stato come al solito una persona estremamente cordiale con tutte le persone, ma fortemente empatica perché da quando è entrato nella sala Nervi c'è stato un clima veramente diverso, un'esplosione di gioia, una partecipazione veramente molto attiva. I racconti del Papa sono stati veramente racconti di alto contenuto, anche se poi con parole molto semplici, molto capibili da tutte le persone, hanno raggiunto veramente il cuore delle persone che erano presenti. E questo è stato il ricordo personale mio, è proprio questo filo che ci conduce, che ci tiene vicino, legato a questo Papa che ci dà dei messaggi veramente universali, veramente al di fuori della normalità. E questo ha parlato di emarginazione, ha parlato dell'importanza dei giovani e degli anziani, di non lasciare gli anziani soli, di cercare di ascoltarli il più possibile perché loro ci tramandano delle memorie che poi diventano storia per le persone. È stato proprio veramente un discorso con il cuore e che ci ha veramente toccato. Eravamo forse più di 6.000, una sala Nervi veramente gremita da tantissime persone. Ci ha proprio toccato il cuore, una presenza veramente, è stata una presenza fondamentale, è stata una ricchezza di contenuti e questa è la parte forse che è stata percepita da tutti quelli che erano presenti in sala Nervi. Molto bene, molto bene. I nonni sono, e le nonne ovviamente, sono i saggi della nostra società, per questo è importante che ecco, una persona che diventa grande non si veda alla fine di un percorso, ma quasi invece all'inizio di un percorso nuovo, quello di lasciare testimonianza della propria esperienza appunto ai nipoti, ai più giovani, e voi lo fate con l'associazione Hauser. Stiamo vedendo il sito nazionale a tutto schermo, è un'associazione che appunto è nata proprio per favorire l'invecchiamento attivo, cioè una terza età dinamica dove appunto realizzare questa connessione intergenerazionale che sia fautrice di ancora tanta ricchezza da condividere con gli altri. Assolutamente sì. L'Hauser di Gallarate. Allora, io sono andato in pensione e per dare una mano a un amico che lavorava in Hauser, ho detto: beh, se avete qualcosa da farmi fare, qualche trasporto per gli anziani, eccetera, io ci sono per un paio di mesi e adesso sono 6 anni che sono dentro e faccio parte attivamente sia dalla parte, diciamo, degli autisti che portano in giro le persone anziane. E noi abbiamo aumentato non solo le persone anziane, che le persone anziane sono un po' la nostra base. Noi abbiamo iniziato con questa attività per un invecchiamento attivo, per un invecchiamento all'interno della società, dandoci la mano, dandoci un aiuto, insieme. Facciamo tanti trasporti per gli anziani, facciamo tante conferenze per gli anziani, li teniamo veramente giovani. Abbiamo anche aggiunto a Gallarate una parte di un altro contenuto, cioè con i bambini fragili, piccolini, tramite un progetto, bambini un po' più sfortunati di noi, li portiamo nelle scuole specializzate, eccetera. E questo perché per noi è diventata una filosofia di vita quella che non è solo l'anziano o il bambino, ma quello che a noi interessa è aiutare le persone fragili.
E queste sono due categorie che hanno bisogno proprio del supporto del volontariato. E noi in questo volontariato ci siamo a pieno, siamo veramente attivi su questa cosa. Tra l'altro, proprio sabato, noi a Gallarate abbiamo scritto un libro di esperienze delle persone adulte che accompagnano questi bambini. Abbiamo scritto questo libro chiamato Quelli del Giubbino Giallo, perché portiamo in giro con questo giubbino giallo questi bambini piccoli. Questa esperienza, e così ci chiamano questi bambini, questa esperienza l'abbiamo portata sabato, gli abbiamo regalato il libro anche a Santo Padre. Grazie Serafino, davvero una bellissima testimonianza la tua, un messaggio molto positivo che ci riempie di gioia, quindi invitiamo tutti quanti coloro che stanno diventando grandi, diciamo così, ad esplorare, conoscere il mondo di Hauser, che è diffusa su tutto il territorio nazionale. Basta andare sul sito ufficiale appunto di Hauser, Associazione per l'Invecchiamento Attivo. E caro Serafino, spero di ritrovarti anche in futuro per continuare a condividere le belle cose che fate. Per il momento ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.